E ciao a tutti da Sorelle di Tekken, dal vostro Luca DNG, bentornati per un'altra puntata di Skullgirls Second Encore. E da quello che abbiamo visto nella scorsa puntata, saremo anche vicini alla fine del gioco, perché mancherebbero davvero pochissimi personaggi. Quindi non perdiamo altro tempo, e mi pare ci fosse Double, perché ormai l'abbiamo visto. Eh sì. Non mi piace tanto come personaggio. Lo vedremo. Vediamo cos'ha questa. Mi aspetto grandi cose proprio da parte della sua storia. Statua. Un occhio. Un occhio col teschio. Sì. Double Dawn. Ah, quando gli ha dato a Marie il... Sì, deve averglielo passato. Ok. Eh sì. Ok. Yes. I will begin collecting candidates immediately. Grazie. Quindi in caso Marie fallisse? Sì. Mm. Diciamo che questa affermazione ha più... più spiegazioni, ecco. Allora, Madonna, che guarda cosa già mi esce. Vai. Naturalmente io, ragazzi, non decido chi impersonare. Ah, no? Se ve lo state chiedendo, no, assolutamente no. Ma cambia da sola. Sì, cambia da sola. Io schiaccio solo i tasti, poi decide lei chi impersonare. Ah. A seconda dei tasti premuti. Non so se si può capire così, ma... Ci sto capendo un cazzo. Lo so, perché la cosa incasinata è che cambia personaggio di continuo. Sì. E ti scombussola un po'. Bene, ci siamo quasi, ragazzi. Nel primo round ce lo portiamo già a casa. Mamma mia, mi fa venire una crisi epilettica sto personaggio, da tutti i cambiamenti che fa. E un altro incontro. Quindi neanche il tempo di respirare. Ma me l'aspettavo, tanti incontri, perché Double si scontra con tutti. Ecco qua, è la solita che salta come una rana. Mamma mia. Un po' difficile. Già stai cavando bene. Non è affatto facile utilizzarla, perché trattandosi di più personaggi assieme, cioè cambi da un personaggio agile ad un personaggio goffo così senza neanche accorgersene. Ma se tu schiacci un tasto e dopo schiacci lo stesso tasto, cambia quello che fa, perché cambia un personaggio diverso? Sembrerebbe di no. Cioè, ad ogni combinazione di tasto corrisponde ad una mossa di un personaggio. Okay. Strano sto Double. Sta Double. Sì. Ma come? You are to attack Anti-Skullgirl Lab 8 and destroy as much of their research as possible. Ah, quindi la manda al laboratorio. You must leave Peacock alone. E lasciare in colume Peacock. Ma davvero? To let her live would be folly. I command you to leave her alone. I made a promise. Irrelevant. Your promises mean nothing to our masters. We exist to serve them. Come al solito, la storia è più complicata di quello che sembra. Yes. Somehow she wields your power to further her own agenda. Ma con chi sta parlando? Non lo so. Pensavo stesse parlando con Marie, ma poi è cambiato sfondo. No, stava parlando con un essere superiore. Aiuto. Mia. E comunque stavo dicendo che in questo gioco la storia è sempre striminzita per tutti i personaggi. Non c'è proprio niente da fare.
Vedremo cos'altro riusciranno a spiegarci, ma sì, non ci spero troppo e neanche voi ragazzi dovreste. Basta Pico! No, per favore, te lo chiedo. Pico contro Pico. Sì. È all'angolo, momento giusto per massacrarla. Questa non deve mai lasciarla stare lontana, sì. Carica di roba. No, comunque sono già abituato talmente male con tutti i finali di altri personaggi che non sono mai degni, che non mi aspetto niente. È un vero peccato perché Double è un personaggio davvero importante e sarebbe bello scoprire tutto quello che sta succedendo, che le è successo. Le storie non portano mai a nulla, sembra che ci debba poi essere un motivo, ma non so. Le para tanto, scusatemi, ma... Vai. Proviamo con... No! Me la pagherai. Doveva entrare quella mossa, maledetta. Vabbè, allora... Non so cosa fosse. Cavolo. Vai. Voilà! Bello! Non ho capito neanche che personaggio impersonavo in quel momento. Allora... come personaggio e le mosse che fa, ovviamente essendo un misto di tanti personaggi, non è male. Devo dire che davvero non è male, però tanto quella che mi preoccupa è sempre Marie, quindi è inutile dare le conclusioni adesso perché questi qua sono abbastanza facili da battere. Visto? Brava. Grazie. Quanti scontri. Povera me. Eccola lì che vola. Poi non ho mai capito quando vola, cioè, non fa niente. Forse schivare, perché comunque va molto in alto a volte. Vai. Pinwheel, dai. Ah, ma... Cioè, ma io ho tutta la vita. Sì. Però potrebbe anche essere un perro. Che ne so, non viene mai scritto, ma quindi alla fine ne potrei aver fatti tanti anche nelle scorse puntate, chi lo sa. E Valentine ovviamente, diciamo, non c'è nessuna storia di interamento, cioè uno dietro l'altro, no, tutti i combattimenti. E non è che mi dispiaccia, perché almeno così la gente non si annoia, però allo stesso tempo mi aspettavo che ci spiegassero molte cose su Double. Guarda come mi deve far incavolare. Mamma mia. Sempre a parare. Guarda come le para, sì. No! No, non iniziare a... Vabbè. Lasciamo stare. Dai, mancherebbe un colpo, santo cielo. Ok. Bravissimo. Grazie. Faremo la fine. Storia. Indeed, harvesting is behind schedule. This will be remedied. Yes, I have captured 7 candidates. 7 candidati. Marie sarà eliminata e sostituita. Avete capito? E allora perché ci andiamo noi contro Marie? Se ce ne sono 7 candidate? Non lo so, vediamo se ci dice altro. Our masters are displeased. Yes. I have nearly cut the Medici cancer from the heart of this city. Once that is complete, I will do their bidding. They are tired of waiting. You
exist for a single purpose. As you deny your purpose, you may deny your continued existence. I will not let you stop me. Quindi Marino sta proprio eseguendo gli ordini dei superiori. No, faceva prima i cavoli suoi e poi dopo li avrebbe seguiti. E quindi Double la vuole eliminare per questo motivo, perché Double esegue solo gli ordini dei superiori. Che non sappiamo chi sono. No, perché come abbiamo già detto, sto gioco non spiega. Fate il tifo per me. Tifo per te. E iniziamo così, niente male. L'ho presa. Non ci riesco però, dai. Mi aspettavo scoppiasse, non so. Non riesco ad avvicinarmi. Non so se si vede la mia disperazione. Sto un po' di merda. Sì, te la puoi anche tenere. Tolgo poco. No, non si trasforma. Continua, gli servono solo due colpi. No, e lasciami per l'amor del cielo. Chi era quello, un mafioso? Sì, no, dai. Ok, si trasforma. Sì, ma ho più poca vita di lei. Non lo so perché. Mi è spuntata da dietro. Peccato, peccato davvero, mannaggia. Ma io lo sapevo. L'ho detto. Vai. Che Marie è di sicuro l'unica che davvero può darmi qualche problema. Ma è solo quell'ombra, è solo l'attacco di quell'ombra che dà fastidio agli altri, bene o male. Sì, lo so, se non avesse quell'ombra e non me la scagliasse contro di continuo, proprio occhio, senza occhio, respirare, sarebbe tutto più semplice. Cavolo. Sto cercando di confonderla un po', saltando così. È perché mi sembra che un po' così la schivo l'ombra, non per sempre, ma... Ok, bene, facci, porca miseria, guarda! Ok, vai. Fatto, bene così. Visto? Tutto a posto. Se non usa l'ombra in quel modo spaventoso, sì, le facci bravissima. Grazie. E mo? Non lo può usare lei. Her spirit was too strong. The skull heart couldn't properly penetrate it, so synchronization was incomplete. Yes, I have chosen a new host. The other candidates will be considered. E chi ha scelto? Si capisce questa cosa? All'interno di essa, a tutti questi personaggi? Sì. Lei è davvero questo? Ah, è questo? Ok. Ragazzi, non ci ho capito molto. C'è un altro filmato. C'è altro. I think I'm getting the hang of this game. Ma quindi stava giocando al videogioco lei. Ma chi è questo? No, aspetta, ma chi sono? This is a joystick, a device that fell in from the 21st century. I find it helps me trace the branching threads of fate on the other side. Quindi erano questi superiori? Cioè, praticamente stava giocando con tutti questi personaggi. È tutta una finzione. Sono degli dei che giocano con tutti i personaggi che abbiamo visto e quindi nulla è vero? Maybe you're doing it wrong. What if I? Sì, comunque sono d'accordo con te, sembrerebbe proprio così. Calm down, sister. You'll have your fun in due time. Boh, è qui. Girls, è la mamma. Sì, ma quella sembra Double dalla forma, o no? O no? One second, mother. I just need to save my game. Before we go, I'll tell you this. Each branch is a history that might have been.
However, there is one timeline where all the threads converge, including our own. Now that sounds like fun. I can't wait to get out of here. Quindi avete creato tutto voi? Sì. Voi siete dei superiori che stanno in un'altra realtà? E hanno creato il gioco, hanno creato la cosa, ci stavano giocando. Allora ragazzi, di certo è tutto poco chiaro, ma spero che abbiate apprezzato anche quest'altra mia puntata. Se non vi siete iscritti, mi raccomando iscrivetevi, che mi aiutate tantissimo. E ditemi la vostra, perché a sto punto qui bisogna davvero... Non lo so, che mi diciate la vostra. Ditela, perché veramente... Ok, quindi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti da Sony Lady Tekken. Dal vostro Luca DNG confuso. Sì, e non mancate alla prossima. Ciao ciao. Ciao.